Buongiorno, benvenuti a questa rassegna di oggi 3 agosto. Oggi è lunedì, non ci sarà Quarta Repubblica, primo giornale di pausa estiva, diciamo, per la mia trasmissione di Rete 4, però la zuppa non va mai in vacanza. Cosa è successo sui giornali? Beh, insomma, oggi tutti quanti i giornali parlano come è normale di quello che è successo ieri domenica nei treni italiani, per questa sciagurata idea del governo il giorno prima di decidere che il distanziamento è necessario dopo che con un 2 PCM il 14 luglio avevano fatto ritenere a Ferrovie dello Stato e Italo che invece il distanziamento sui treni ad alta velocità non fosse più necessario. Beh, tutti hanno aperto più o meno su questo, tranne Repubblica, che fa un'incredibile apertura su Salvini che si allontana dal nord. Vabbè, insomma, non riesco a capire quale sia la novità, poi lo vedremo di questo pezzo di Repubblica sui treni, però la cosa più incredibile che avviene ieri è la confusione e il sentimento di rabbia di tante persone che ieri si sono trovate con il sedere non più sopra il treno. Oggi è molto divertente. Non mi ricordo su quale giornale italiano c'era l'immagine di un giornale francese, che un po' di un treno francese che ci prendeva un po' in giro perché diceva: attenzione, questa poltrona in Italia non la potete occupare. Beh, il motivo è semplice, perché ci sono anche dei treni che arrivano dalla Francia all'Italia e quei posti che sono stati venduti in Francia non possono essere occupati in Italia perché il Covid attacca in Francia diversamente rispetto a come attacca in Italia. Italo ha lasciato, soltanto Italo, a terra 8.000 persone, e non perché sono cattivi quelli di Italo, ma perché se ti dicono il giorno prima che non valgono delle regole che dal 14 luglio valevano, beh, insomma, evidentemente qualche problema hai. Fantastica l'idea di quello che costerà questa roba qui, perché poi dopo c'è un costo ovviamente. Secondo i conti che mi sembra che faccia il giornale, alle Ferrovie dello Stato questa roba del Covid, tra prima, dopo, insomma, emergenza vera ed emergenza portata dal CTS, cioè dal Comitato Tecnico Scientifico, costerà 500 milioni di euro. Insomma, 500 milioni di euro che a babbo morto poi alla fine chi pagherà, visto che le Ferrovie dello Stato sono di tutti quanti gli italiani? Quindi questi fanno il fenomeno con i nostri soldi, ci indebitiamo, facciamo più deficit, facciamo morire le aziende italiane, diciamo che i ristoratori devono trovarsi un nuovo mestiere, e quelle che hanno loro ovviamente le fanno perdere. Scellerati che consigliano il governo, così definisce Sallusti, quelli del CTS. Non potevano dare, in realtà, dice Sallusti, e questo è il punto di vista di Sallusti molto interessante, non la potevano dar vinta a Zangrillo e soci, perché la decisione di rimettere in circolazione e in normalità i treni era in contrasto evidente politico con la appena fatta dichiarazione di emergenza. Questa è la tesi di Sallusti. Fantastica, insomma, questa deriva che stiamo prendendo. Quindi non si poteva dare ragione a Zangrillo. Tra poco parleremo delle grandi interviste. Una delle grandi interviste di oggi è al professor Bazzetti, che dice cose molto ragionevoli di cui parleremo poco. Ora tocca agli aerei, perché poi i treni hanno subito detto: ma scusate, mi spiegate per quale motivo non si può andare su un treno ad alta velocità a meno di un metro, mentre invece negli aerei si può andare in tutto il mondo a meno di un metro? Vi segnalo che l'ENAC aveva impedito in Italia di viaggiare a meno di un metro, mentre nel resto d'Europa si viaggiava a meno di un metro. Vi segnalo il fatto che in Italia il turismo vive di treni, di traghetti e di aerei, ma che comunque noi, se ci vogliamo fare del male, continuiamo a farci del male. Comunque, ora toccherà anche agli aerei. È la minaccia più che la promessa che il Messaggero riporta, per la verità l'aveva raccontato anche ieri, di una prossima riunione del Comitato Tecnico Scientifico di giovedì, in cui decideranno anche sugli aerei. Ricciardi se la prende con la Lombardia, sempre con la Lombardia, perché la Lombardia sbaglia tutto, non c'è una cosa che faccia bene la Lombardia. Ricciardi, che non è azzeccata una, ma che ha quella presunzione arrogante del tecnico nominato, si fa per dire, nel board del OMS per motivi politici, beh, insomma, questo Ricciardi dice: la Lombardia ha sbagliato eticamente, tecnicamente, Milano ha già commesso tanti errori. Come si può permettere a Ricciardi di prendere questa posizione? Lo sa solo il cielo. Una persona normale, cioè un politico, Speranza, dovrebbe dire: Ricciardi, zitto, meno interviste, non ti permettere di parlare in questa maniera di Milano, perché tu di queste cose non capisci e non hai nessuna, come possiamo dire, nessuna autorità per parlarne. Invece, eticamente e tecnicamente, e Milano ha già commesso tanti errori. Ma chi è Ricciardi? È uno che comunque vedrete tra poco come lo palco candidato nel Partito Democratico o in Liberi e Uguale. E il motivo qual è? Il motivo per il quale se la prende Ricciardi? Perché c'è uno strappo sui treni tra le regioni
e la nazione, perché i treni regionali continuano ad essere pieni al 100%. Questo è l'altro paradosso, e si arrabbia Ricciardi e il comitato tecnico scientifico perché i treni regionali sono pieni al 100%. E qui ci aiuta un'intervista a Toti Favolosa, governatore della banca, della banca, il governatore qua della Liguria dove mi trovo, dice: beh, insomma, oggi non c'è alcuna emergenza, smettetela, e non siamo stati consultati, e guardate che su questo cambio di programma dei treni vale per me e per Bonaccini, cioè quello stesso del PD per i quali non siamo stati avvisati. Siete veramente, dico io, dei cialtreni, come diceva ieri il titolo fantastico del Tempo. Quindi si instaura il problema per i cittadini, gli 8.000 a terra, e in più non sono contenti che gli aerei possono fare questa roba e che le regioni possono fare questa roba. Insomma, una specie di centralizzazione dell'emergenza che non si può negare. Nel frattempo Il Fatto trova il suo nemico. Beh, ci vuole sempre un nemico. Il nemico chiede Il Fatto la De Micheli, il ministro dei trasporti, che secondo le indiscrezioni sarebbe quella che invece avrebbe voluto il minor distanziamento. Per Il Fatto la donna dei mille convogli scivola sulle rotaie, e quindi una specie di, no, come si fa in questi casi, di character assassination nei confronti del ministro, che Al Fatto non piace affatto dai tempi delle autostrade. Insomma, su questa farsa dei treni ci facciamo ridere dal mondo, ma in realtà qua c'è poco da ridere, perché purtroppo ne pagheremo le conseguenze. Beh, poco da ridere anche quello che si è inventato oggi Repubblica, perché io non ci potevo credere. Cioè, Repubblica oggi fa un titolo sostenendo che Salvini, il titolo di prima pagina, l'apertura, che Salvini si allontana dal Nord. Il partito del Nord è finito. Ma che cosa ci avrà mai Repubblica? C'ha un'inchiestina, diciamo, perché domani finisce il tesseramento del partito di Salvini. Il tesseramento peraltro va bene come gli altri tesseramenti, perché comunque stiamo parlando di tesseramenti non di vecchie prime Repubblica, di 80.000, 50.000 tessere. Beh, insomma, sostiene questo pezzo con grandissimo valore scientifico che un terzo dei vecchi militanti, quelli di Bossi, non ci stanno più. E quindi mi piace moltissimo questa idea che la Lega, che tanto veniva odiata perché separatista, secessionista, quella Lega di Bossi, dei Cafoni, di Pontida, quelli non si iscrivono più, e questo però è un problema per Salvini. Beh, non gliene va mai bene una. Se diventasse anche, diciamo così, europeista, voglio dire, immagino che non avverrà mai, beh, verrebbe attaccato, perché adesso la Lega perde gli anti-europeisti Bagnai e Borghi. Insomma, ogni cosa va bene per poter dire che domani Salvini sta sbagliando. Il pezzo di Mauro oggi che correda questa inutile inchiesta di Repubblica è il seguente: Salvini incapace di scendere in campo da protagonista. E sapete perché? Non perché ha perso verve, non perché gli immigrati non siano più al tema del... No, sapete perché per Mauro Salvini è incapace di scendere in campo da protagonista? Perché questo è il significato del voto che ha avuto in Senato. Cioè, in Senato questi qua fanno questa bastardata di mandarlo a processo, e questa è sempre colpa di Salvini che non esce da protagonista. Beh, la roba, cioè, è una roba incredibile, incredibile. Nel frattempo, cosa sta succedendo nei sondaggi? Beh, nei sondaggi c'è la crescita incredibile della Meloni, tant'è che in un'intervista a tutta pagina di Pietro Senaldi oggi sul Libero dice: la Meloni mi indagheranno per troppo consenso. Scherza la parlamentare e presidente di Fratelli d'Italia. Ma la cosa divertente è Ilvo Diamanti oggi, che sulla Repubblica appunto dice che l'unico in partito in crescita rispetto al 2018 in maniera conseguente e continuativa è proprio Fratelli d'Italia, che è salita al 14,3% secondo Ilvo Diamanti, secondo Libero è al 18%. Ma ragazzi, qua c'è bisogno di ricordarsi un'altra cosetta, toc toc, perché ce lo dimentichiamo. Sapete quanto ha preso la Lega nelle politiche del 2018, cioè quelle che sono rappresentate da questo Parlamento? Ha preso il 17,4%, il che vuol dire che il 25,2% che oggi Diamanti dà alla Lega vuol dire che ha guadagnato rispetto alle scorse politiche 8 punti percentuali. Ne ha persi 7 rispetto alle europee, che aveva preso il 33%, ne ha guadagnati 8 rispetto alle politiche. Quindi il Parlamento di oggi sarebbe a larghissima maggioranza centrodestra, se mai si dovesse votare, ma non vi preoccupate, non si voterà. Sull'immigrazione, in realtà, la cosa più divertente è il titolo che oggi fa La Verità: colpa dei migranti. Ma come? Prende l'intervista di Boccia di ieri, quello che vi avevo letto, e dice: beh, ma Boccia poi alla fine, che è meglio che parli il meno possibile, dice Belpietro, ci dice che 1 su 4 dei nuovi infettati è migrante, quindi gran parte della colpa è dei migranti, anche perché sono una percentuale molto ridotta degli italiani. A questa battuta, che non è tanto, a questa, diciamo, ribaltamento polemico che fa Belpietro, beh,
e stupenda l'intervista di questo tal Matteo Mauri, lo dico senza essere riguardoso nei confronti del vice ministro degli interni, della Lamorgese, che dice niente, cos'è che dice? Niente elezioni dal Movimento 5 Stelle. Dal Movimento 5 Stelle, sono i loro alleati di governo. Con Tunisia ci vuole dialogo e non isterie. Cioè, mentre Di Maio se la prende con la Tunisia, che fino a prova contraria non è un paese in guerra, e quindi se vengono da noi non è che ci vogliono tante isterie, cioè ragione Di Maio, bisognerebbe rimandarglieli a casa loro, semplicemente perché non c'è un buon motivo, perché molti di loro tra l'altro sono stati già espulsi e ci riteniamo sul nostro territorio. Beh, insomma, questo parla di niente isterie e niente elezioni del Movimento 5 Stelle, con cui peraltro loro governano. Grande celebrazione del Ponte di Genova, è un'altra delle, diciamo, declinazioni della giornata di oggi, perché viene riaperto proprio qua di fronte a me, cioè il Ponte di Genova. Sono ben contento dell'eccezionalità di questa cosa, intervistone a Renzo Piano, anche a Buzzi, al sindaco di Genova, che modestamente, forse più di tanti altri, invece ci ha smesso le mani per farlo, ma viene considerato niente rispetto a tutto il resto, il metodo Genova eccetera. Magari c'è anche il metodo sindaco di Genova che ha fatto il commissario, e il metodo Toti, che sono riusciti a realizzarlo. Beh, insomma, la cosa più interessante oggi è sul Fatto, perché mentre tutti celebrano il Ponte di Genova, beh, il Fatto oggi intervista chi? Il procuratore che sta indagando sul crollo del Ponte di Genova, e ci assicura 15 che ci saranno 15 anni di inerzia e violazioni sul ponte, nessuna prescrizione. Quindi mentre tutti gli altri celebrano, gli altri sono lì che dicono adesso troveremo i colpevoli, cosa che ci auguriamo, perché a 2 anni di distanza mi sembra che qui non abbiamo ancora portato a casa assolutamente nulla. E inoltre il procuratore riesce a dire che la revoca ad Atlantia è legittimo, non attendere i processi. Stiamo parlando di revoca, non che il governo si inventi una revoca, è legittimo che il governo non attenda i processi. Andiamo avanti così con i procuratori che parlano al Fatto. Nel frattempo invece la stampa apre sul decreto di agosto. Sapete cos'è il decreto di agosto? Ecco i bonus che arriveranno, addirittura 3 miliardi. Leggete il pezzo, non ci capite nulla, anche perché se nelle prime 40 righe del pezzo dicono come gran successo del bonus vacanza e il bonus babysitter, due flop conclamati, si chiamano bonus vacanza e bonus babysitter, che sono stati gettati nel nulla, tra l'altro complicati e non molto utilizzati. E qui mi sembra che il bonus del decreto agosto unico che ci dovrà essere, secondo il Sole 24 Ore di oggi e non solo, sarà il bonus per chi fa i pagamenti elettronici. 3 interviste da leggere. La prima, la più importante, quella di Bassetti, il medico di cui parlavamo, nel Noi Negazionisti, semplicemente perché è andato all'incontro che abbiamo fatto insieme al Senato. Non siamo negazionisti, sono loro matti a far terrorismo. Mi preoccupa una scienza in cui adottiamo il modello cinese o coreano, in cui non c'è la pluralità delle idee. Grandissimo. Intervista a Bassetti oggi sul Libero, tutta da leggere. Pupi Avati, fantastico come sempre, ci racconta la vita e i vitelloni, intervista estiva. Bolton invece, l'ex baffone consigliere alla sicurezza di Trump, ne dice di tutti i colori su Trump, e qualche ragione immagino che ce l'abbia assolutamente Bolton. E ci racconta la questione fondamentale, la critica fondamentale, e cioè che quello, invece di essere fatto, secondo me è una critica fantastica, quando tu entri alla Casa Bianca, è la Casa Bianca che fa il presidente. In quel caso dice Trump è entrato alla Casa Bianca e pensava di stare ancora alle Trump Tower, e continua ancora a pensare di essere il presidente della sua azienda. Infine, ragazzi, una cosa incredibile, ieri ho fatto una rassegna stampa come questa, la zuppa di porro, e YouTube non la consiglia per materiali ritenuti osceni ai ragazzini. Ma voi l'avete sentita la zuppa di ieri? E tra l'altro stamattina alle 7:20 ho fatto ricorso, ho detto ma ragazzi, ma l'avete vista? Non c'era nulla di osceno ieri nella zuppa di porro. Fatto ricorso dopo 20 minuti mi ha riscritto YouTube, abbiamo rivisto la nostra zuppa, non faceva neanche in tempo a vederla tutta la zuppa, non è arrivata la mail, e dopo 20 minuti ma non sei eligible, non possiamo revisionare il nostro giudizio. Ma non ci potete prendere per il culo così. Ciao.